Sofì Cudegoni e Alessandro Basciano meglio di Jennifer Lopez e Ben Affleck. Già avete letto bene. I due ex geffini che si sono conosciuti dentro la casa oggi sono una coppia. A dispetto di chi non credeva che la relazione nata nel reality potesse continuare anche fuori dalla porta rossa. E per capire quale sia lo stato di salute della loro storia basta ascoltare cosa hanno detto in una recente intervista a Fanpage. Ho ancora tante cose da costruire per il mio futuro e lui è il primo a dirmelo, prima la nostra carriera, le parole di Sofì Cudegoni, per ora il progetto. È semplicemente quello di spostarci dalla casa provvisoria dove abitiamo e prenderne una che ci piace, tutta per noi. Inoltre, sto aspettando l'anello e quello potrebbe essere un passo verso il fidanzamento. Pronta la risposta di Alessandro Basciano, l'anello sicuramente arriverà, finora tutto ciò che ho detto nella casa l'ho mantenuto. E cosa c'entrano J.Lo e Ben Affleck? Sofì Cudegoni e Alessandro Basciano, rivelazioni hot. Jennifer Lopez e Ben Affleck sono tornati insieme dopo molti anni. La celebre coppia ha fatto parlare di sé ultimamente perché la cantante avrebbe fatto firmare una clausola dell'attore, sesso 4 volte alla settimana per evitare il rischio di essere tradita. Ebbene proprio nelle ultime ore Sofì Cudegoni e Alessandro Basciano hanno parlato anche della loro vita sessuale e hanno fatto riferimento proprio alla famosa coppia. Sofì Cudegoni e Alessandro Basciano su Jennifer Lopez e Ben Affleck. Il modello ha rivelato al settimanale chi, loro devono fare l'amore 4 volte la settimana? Noi li superiamo di almeno 3 volte. Una dichiarazione in attesa che è arrivata dopo che la coppia ha parlato anche di matrimonio. Intanto arriverà la convivenza, non ci siamo mai staccati, adesso è arrivato il momento di scegliere tra Milano e Roma. Sicuramente cercheremo una casa più grande a Milano. Sofì Cudegoni e Alessandro Basciano fanno sul serio, su questo non ci piove. E infatti si parla anche di figli. Alessandro ne ha già uno, Nicolò, nato da una precedente relazione. Sofì Cudegoni oggi afferma, da sempre sento di essere portata per fare la mamma. Mio fratello Ricky l'ho cresciuto io. Mia madre mi ha avuta giovanissima e io tra 2 anni al massimo voglio avere un figlio. Con Ale ne stiamo parlando. Il nostro sogno è avere una femminuccia, la chiameremmo Celine. Insomma tra i due le cose vanno alla grande, non vi pare?